Una fondamentale ed esclusiva pubblicazione di ricerche, documentazioni e ricordi di testimonianze locali, correlate da una distinta ricerca di antiche immagini fotografiche. Maria Chiesa, nella prefazione al libro Valle di Terragnolo, cara mia valle, scrive di Bruno Weiss. È un cantore della Valle di Terragnolo, studioso attento e puntuale. Chissà mai se un giorno la nostra regione potrà avere la sua storia completa, valle per valle, per mezzo di qualche suo figlio, così profondamente ed orgogliosamente legato alle sue radici, come appunto quest'autore. Prendendo spunto dal capitolo Liti e sentenze tra il comune di Terragnolo e il comune di Tranvileno, riportati nel libro Storia della Valle di Terragnolo, ricerche e documenti, vi proponiamo una piccola recita riguardo il conflitto tra le due fazioni, a proposito delle spartizioni di boschi e tagli di legname. Ti brut vecchio, rembelé, questo soci che si ne sue terra, e taglia tutta la linea sul nord, e taglia tutti i nord, e punita, e questo è il mio mezzo, e che rispetto del consiglio lì, che è il giudice, ma si vuole compagnia, subito, te compagnia, subito, mira, se ti mia, ti vuole del cuore, quel lì, lì che viene a capo, che ti uffermi il cuore. Che è ora di finirla! Bravo! Perché rimane tutta la nostra legna, È ora di finirla! Sì, sì, gare sono il mio! È ora di finirla! Basta, la voglio per tutte! Ho capito! Basta! Ma con cosa si riscaldava negli ultimi anni? Ha fatto il posto! Voleva fare il posto in cui si riscaldava! Sì, sì, gare sono! Ora? Ma sai? Deve bestemmiarla, è ora di finirla! Penso in aula! La sentenza del 30 gennaio 1520 della comunità di Terragnolo ha il diritto di poter tagliare legna, legname, perché in quanto in divisa. Cosa di Terragnolo, è una della figlia che lì, cosa non c'è altro. Ma se ne sono i costi, ma se ne ha perso ma cucco. Vabbè, dimmi la verità, l'altro giorno con le cabre che sei scinato su il piede, altro cosa. Ma dì, è colpa nostra se scambiamo sui cavi per capocino, E vieni, vieni, vieni. Le cabre, usiamo se non sei altro. Tu vai su con le cabre e ti fai fuori anche al verbo. Non è possibile, roba la macchina. Qua il disco è suo, nell'aria che ha tagliato, mondo qui, non so proprio come andrà a finire. Silenzio in aula, dopo 123 anni di perfette liti, immortali liti, dette comunità, devono infliggere, porre, segnare dei cippi di confine, sia sotto che sopra, i luoghi comuni. Silenzio, incominciando in fondo ai pascoli costoni, dove comandiamo sia fatto a spese reciproche, un capitello a Beata Vergine Maria. In quanto perpetua memoria di questo evento, così è deciso.